Sì, allora diciamo come emergenza sanitaria del momento, ovviamente come in tutto il territorio nazionale, stiamo un po' purtroppo cambiando il nostro modo di vivere. Diciamo che noi come realtà, la nostra comunità, posso dire che è abbastanza ordinata e obbediente alle varie direttive che sono state date dai vari enti nazionali, regionali, provinciali e noi comunali. E questo ovviamente però si vede perché a livello di movimento paesano, già essendo una zona rurale che quindi non è così trafficata, in questo momento si vede che proprio non c'è praticamente quasi nessuno in giro ed è giusto così in questo momento. E questo fa sì che la vita sia cambiata un po' per tutti, soprattutto per le famiglie che hanno figli, come anche la mia famiglia stessa, perché appunto i primi a soffrire di più sono appunto i ragazzi che non possono muoversi di casa e quindi devono rispettare queste regole, però queste regole stanno dando anche i primi risultati, almeno vedendo anche i dati nazionali e anche i dati che abbiamo qui nella nostra provincia. Noi, essendo zona di confine con la provincia di Rovigo, abbiamo un po', diciamo, una situazione più simile alla provincia di Rovigo che non a quella di Verona, forse perché la nostra densità abitativa è abbastanza ridotta. E quindi c'è anche meno contatto, diciamo, fisico, fra virgolette, fra famiglie e persone, dovute anche appunto alle distanze de delle case. E questo, infatti, per ora sta mantenendo un numero abbastanza contenuto di contagiati nel nostro comune. Speriamo che diminuiscano anche, quindi che continui così, diminuendo però ovviamente. Purtroppo però il rischio è sempre dietro l'angolo, quindi speriamo che a livello nazionale questo problema si diminuisca e vada a scomparire, e quindi di conseguenza anche noi speriamo di avere una situazione migliore, ovviamente. Poi una cosa che cambia molto è a livello anche di gestione da parte degli enti come il nostro, perché ovviamente anche noi, come tutte le aziende, abbiamo dovuto attuare tutte le direttive di salvaguardia personale e dei collaboratori e soprattutto nei confronti del pubblico, e quindi abbiamo dovuto ridurre qualsiasi tipo di contatto con le persone, quindi anche a livello di servizi riusciamo a fare un servizio più limitato, purtroppo, e cerchiamo di fare il massimo, però con tutto il più a distanza possibile, quindi utilizzando gli strumenti elettronici e ovviamente rimandando quello che si può rimandare per ora. E speriamo che anche questo si risolva in fretta, appunto perché si fa anche fatica a prestare il servizio alla cittadinanza, però per questo devo ringraziare molto tutte le nostre associazioni che abbiamo, in primis la Protezione Civile, il Gruppo Volontari di Castagnaro, il Gruppo Adige, che grazie a loro stiamo cercando di portare avanti tutte le forme di assistenza per quanto concerne le spese a domicilio, la consegna delle mascherine della Regione Veneto e anche altre, diciamo, servizi che diamo come attività comunale, grazie ai nostri uffici e collaboratori degli uffici sociali, con cui stiamo lavorando tutti i giorni in stretto contatto amministratori e uffici per dare tutte le opportunità di servizio che si possono dare in questo momento alla cittadinanza e soprattutto agli anziani, che sono quelli più isolati ancora adesso, già erano prima, adesso ancora di più, e quindi i più bisognosi in questo momento di servizi da parte dei nostri enti, oltre che quelli sanitari, ma anche i nostri enti istituzionali.